Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi sul canale. Niente raga, oggi cambiamo il gioco e parliamo di Red Dead. Come fare mappe del tesoro infinite. Con questo glitch avremo tutte e 29 le mappe raga, le potremo prendere e le potremo usare e anche riprendere. Praticamente mappe infinite, ma noi faremo questo glitch semplicemente per averne una in particolare, quella del lago Isabella ragazzi, che ci permetterà tramite un altro glitch che trovate sul canale subito dopo questo video, porterò anche questo altro nuovo ragazzi, dove farete oro infinito. Quindi i requisiti per fare questo glitch ragazzi, dovete venire qua a Rhodes dove c'è questa casetta e dovete interagire con questo tizio che sta all'interno. Vi dovrete fare la prima missione per forza e una volta fatta la prima missione a quel punto potremmo iniziare la preparazione del glitch. Semplicemente ci rechiamo di nuovo da questo tizio raga, andiamo a parlarci premendo i tasti assegnati, funziona su tutte le piattaforme questo glitch raga, e dobbiamo avviare crimini, e una volta che abbiamo crimini andiamo ad avviare rapina alla diligenza. Noi non dobbiamo andare a fare la missione, ci serve solo questa missione perché saremo da soli in lobby ragazzi. Allo scadere poi del tempo della missione non lo saremo più e si riempirà di gente. Ma a noi non serve perché in 10 minuti, 8 minuti, a seconda della fortuna che abbiamo, riusciamo a recuperare una mappa del tesoro. Quindi cosa consiste il glitch? Entrare, andare in 4 punti che adesso vi faccio vedere di spawn e girarli tutti quanti finché non troviamo la mappa. A quel punto chiudiamo il gioco e rifacciamo da capo. Adesso vi faccio vedere. Quindi una volta che spawneremo dentro l'attività dopo un breve caricamento raga, vi faccio vedere effettivamente che se andiamo sull'elenco giocatori siamo da soli, siamo solo io e il mio socio, sono control. I giocatori esterni non ci sono, subentreranno dopo che partirà il countdown e finirà. Quando finirà il countdown entrerà la gente, ma noi non ce ne frega niente perché a quel punto siamo già usciti come vi ho detto prima. Quindi ci dirigiamo al primo punto, vi faccio vedere effettivamente bene quali sono i punti di spawn. Il primo punto di spawn raga è questo albero qua, quello grosso. Infatti ora metterò il ping e vi faccio vedere bene. Come avete visto prima dall'immagine ve l'ho fatto vedere tutti e quattro, ma adesso vi faccio vedere singolarmente i quattro punti. Quindi uno è questo albero grosso, lo pinghiamo con l'analogico sinistro raga. Ovviamente non potete pingare proprio sopra perché il gioco non ce lo permette, quindi pingherete un po' più a destra o un po' più a sinistra, vedete voi. Comunque sia, almeno sapete il punto di riferimento che è l'albero grosso. Adesso andiamo al secondo punto di spawn, raga, che si trova sopra questa collina. Quindi voi verrete qua e a differenza degli altri ci sarà o un tipo o una tipa vicino a un carro o a un cavallo che sventolerà la mappa del tesoro, mentre invece negli altri punti la troverete attaccata agli alberi. Questo è il secondo punto di spawn, quindi pingate e andate avanti. Il prossimo punto di spawn invece raga è leggermente più distante, ma per modo di dire, quindi si troverà in questo punto della mappa dove c'è questo alberello. Questo qua è l'albero della cuccagna, non vi potete sbagliare perché ci sono appese le cose. Infatti raga rimane qua vicino al punto sopra della N, vi mettete il ping come al solito e andiamo per il prossimo ed ultimo punto ragazzi di spawn delle mappe. Quindi il prossimo e ultimo punto è questo raga, questo alberello che c'è qua davanti, e come al solito vi fermate e vi mettete il ping.
Poi, raga, vi consiglio di fare una foto al video, oppure vi fate uno screen, una foto vostra in game di tutti i quattro punti, perché quando poi uscirete da questa attività dovrete rimetterli, e una volta che l'avete rimessi in game, non nell'attività in free mode, cambiate lobby e vedrete che si salvano, così li avrete sempre per farlo massivo, perché senza questi quattro punti diventa un po' complicato. Quindi vi fate uno screen adesso, raga, e poi ve li andate a rimettere, così li salvate. Cosa dobbiamo fare ora? Io vi ho fatto vedere i quattro punti e mi è anche andata bene, tra virgolette, fare il video, così vi ho fatto vedere quali sono. Ora il glitch consiste in questo: noi entriamo in questa attività e giriamoci questi quattro punti finché in uno dei quattro punti non troviamo la mappa. Quando troverete la mappa, più o meno la situazione sarà questa: se avvicino un albero sarà tutto luminoso e vi accorgerete subito che avete trovato qualcosa. Vi avvicinate all'albero, ci interagite e in questo modo avete preso la vostra mappa del tesoro. Raga, mi raccomando, non usatele e dovete prenderle tutte e 29. È il mio consiglio, perché quella del lago Isabella, che è la più difficile e la più rara, va sempre tra le ultime. C'è un piccolo difetto: questo glitch non lo potremo fare tutti i giorni, ma ci sarà un blocco di 72 ore dal momento che lo facciamo. Quindi il mio consiglio è, raga, prendetevi quando potete la mezza giornata, perché quelle 2-3 ore ci vogliono per prendere tutte le mappe, e quando iniziate le prendete tutte, perché sennò poi diventa difficile, perché poi quando in quella giornata che avete iniziato a fare questo glitch si azzerano le sfide giornaliere, ci sarà un countdown praticamente di 72 ore e il glitch non funzionerà, non vi farà spawnare le mappe. Quindi il momento che lo fate, fatele, prendetele tutte. Cosa dobbiamo fare in questo momento, ora che abbiamo preso la mappa? Niente, raga, semplicemente, se siete su Play, chiudete il gioco e lo riavviate normalmente. Una volta che l'abbiamo riavviato, andiamo su Free Room e in questa maniera spawneremo vicino al tizio, ragazzi, e potremmo riniziare da capo. Adesso vi faccio vedere, molto velocizzato, di nuovo il procedimento. Quindi, raga, una volta che spawneremo saremo qua e andiamo a dirigerci in questo punto dal tizio. Una volta che siamo lì dal tizio, vi ricordo di mettere i ping, quindi guardare le foto che avete fatto prima e selezionarveli tutti. Una volta che vi mettete tutti i ping, cosa fate? Semplicemente dovete cambiare la lobby, come andando su online e poi andate su free room. Facendo ciò vi farà cambiare lobby, si salveranno i ping e avrete anche la possibilità di interagire di nuovo con il tipo. Quindi, raga, che dire, semplicemente ora andrò di nuovo dal tipo, avvierò di nuovo la stessa missione e una volta che sono all'interno della missione girerò come un deficiente tra i quattro punti finché non trovo la mappa. Bene o male il tempo è di 19 minuti, a 14 la mappa la trovate sempre, quindi quei 4-5 minuti all'interno ci dovete sempre stare. Ricordatevi che quando trovate la mappa, raga, dovete chiudere il gioco e poi, per continuare, semplicemente riprocedere tutto come prima. Rifare tutti gli stessi passaggi e sappiate che dovete farlo 29 volte per prendere tutte le mappe. E purtroppo la mappa di Isabella, che a noi interessa più di tutte per fare il glitch dell'oro infinito, raga, sta sempre tra le ultime. Spero che questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like se vi è stato d'aiuto, iscrivetevi, sostenetevi, commentate, fate quello che vi pare e alla prossima. Sba da bam.